se non ci fossi io a spiegarvi le dinamiche politiche qui su YouTube, chi ve le spiegherebbe? Cioè, nel senso, io non sto qui a leggervi una notizia e a riportarla, perché il lavoro di controllo, di veridicità dei fatti, potreste farlo anche voi. So che siete pigre, quindi ci metto anche questo nel mio video, però vi voglio far capire un attimo l'analisi intorno a certe polemiche che scoppiano, a certi confronti. Come ben sapete, o se non lo sapete ve lo dico io, Renzi promise nello studio di Vespa tipo 6 mesi fa che entro il 21 settembre sarebbero stati pagati tutti i debiti della pubblica amministrazione. Belli, ma a me che mi frega, ho 17 anni, 14, ti deve fregare perché queste cose sono importanti anche per te. Segui il canale del grandissimo Dell'Imello, cavolo, se vuoi apprendere, se vuoi essere un cittadino che conosce, no, i suoi governanti e quello che fanno. Stammi a sentire. Se voi guardate questo video, comparirà qui, se state guardando il cellulare lo metterò in descrizione, farò in modo che ci sia. Il Movimento 5 Stelle prende in giro Matteo Renzi senza sapere che poi saranno loro oggetto di derisione per cotanta superficialità. Racconta una notizia parziale, cioè che il Movimento 5 Stelle, anzi scusate, che Matteo Renzi, nonostante aveva promesso davanti a tutti, a porta, che tutti i debiti della pubblica amministrazione sarebbero stati pagati, ed erano circa 60 miliardi, si parla di chi fa una stima un po' superiore, chi la fa un po' inferiore, comunque aveva promesso che tutti i soldi, tutti i debiti che aveva lo Stato nei confronti dei creditori dello Stato sarebbero stati pagati entro il 21 settembre. Ovviamente c'erano lì i gufi appollaiati, che poi sono i grilli gufo, appollaiati ad aspettare il 21 settembre per poter fare ma vedi che tu prometti, sei un chiacchierone. Ragazzi, prima di tutto potremmo star qui a dire che magari qualcuno promette tanto per riuscire a tenere un po'. Magari Renzi, non avendo una maggioranza soltanto sua, nemmeno all'interno del suo partito, cerca di vincolare certi obiettivi all'opinione pubblica. Nel senso, se io dico entro il 21 settembre vi pago i debiti della pubblica amministrazione, la maggioranza che lo sostiene deve dare qualcosa se vuole continuare a rimanere dentro la maggioranza e non andare al voto, perché qua tutti hanno paura del voto, tranne Matteo Renzi. Ora io dico, va bene, nei fatti la notizia è vera, cioè non tutti i soldi che la pubblica amministrazione doveva ai suoi creditori sono nelle tasche dei creditori, ok? Non tutti quei crediti sono stati liquidati. Verissimo, si calcola che sono cifre, fino adesso è stato pagato solo il 50%, ok? Qualcuno dice il 48, 47, qualcuno dice il 54, 56, ci sono varie stime, ok? Io mi fiderei di più di chi, insomma, deve richiedergli questi soldi, che afferma che si tratta di una cifra intorno al 50%. Quindi una parte, metà, sono soldi pagati e sono soldi che questi creditori aspettano dal 2012. Stiamo parlando quindi di tanto tempo. Parte di quei soldi sono stati anche stanziati dai vecchi governi, ok? Non c'è dubbio, verissimo. Notizia però parziale. Perché parziale? Perché adesso gli si vorrebbe rimproverare a Renzi, che aveva promesso questo pagamento, che questo pagamento al 21 settembre non è completo, non al 100%. Io secondo me, già aver promesso, aver ottenuto la metà di quei soldi, aver pagato, liquidato la metà di quei soldi è una cosa importante. Anche se magari questo pagamento non fosse avvenuto entro il 21 settembre, sarebbe magari successo tra un mese e 2 mesi, mamma mia, si aspetta da anni, 2 mesi in più, diciamo che è un governo che è riuscito ad ottenere qualcosa di importante, cioè lo sblocco e il pagamento di 60 miliardi di euro, che sono tanti soldi. Va bene, però è giusto, magari facciamo così, è giusto fare le pulci, soprattutto perché così si fa sentire un pochino la pressione. Per quanto mi riguarda, le pulci si dovrebbero fare su cose molto più importanti e non per fare i gufi, per far sembrare che tutto va male, che l'altro non riesce, che non ha fatto bene. Allora vi dico in verità come stanno le cose su questa notizia parziale, che al 21 settembre effettivamente i soldi nelle tasche delle persone solo il 50% ce l'ho. Quindi la promessa sembrerebbe non mantenuta, quella che fece Renzi a Porta a Porta. Però, c'è un però, tutti i soldi che dovrebbero stare nelle tasche di quelli che ancora lo devono prendere stanno lì, perché c'è stato un patto tra banche, tra Cassa Depositi e Prestiti, tra pubbliche amministrazioni, per poter liquidare tutti i rimanenti crediti. Però che cosa si deve fare? Ci si deve iscrivere al sito, mi sembra, del Ministero delle Finanze, far richiesta, entro 30 giorni dalla richiesta si verifica se quel credito è esigibile davvero, se c'è, ok, tutto quanto, e nel caso venga respinto, perché ci sono, si deve motivare questa cosa.
Perché il governo, prima di liquidare, fa questo procedimento? Perché è quasi impossibile per lo Stato capire quanti soldi deve sborsare. Quindi, diciamo, monitorandolo da un sito, non solo questa operazione è più facile, ma da adesso in poi lo Stato potrà far rispettare la regola per la quale, quando io, privato, completo un contratto, no, che avevo con lo Stato, posso esigerne il credito e me li devono pagare entro 30 giorni. Lo Stato d'ora in poi, proprio potendo monitorare grazie al sito, per questo stanno spingendo le persone ad usare questo sistema, potrà far rispettare questa cosa. Penso che sia una cosa che gioverà a tutti quanti, ok? Quindi una volta che tu sei andato lì sul sito, hai fatto richiesta, c'è stato il controllo, i soldi ti vengono dati e sono esigibili veramente al 100% questi soldi. L'unica cosa che hanno detto è che forse 7-8 miliardi ci sono, ma non potranno essere elargiti, perché altrimenti sforerebbero alcuni parametri che l'Europa chiede di non sforare. Però diciamo che se non è al 100%, al 99,9%, 99,6, insomma, non lo so, facciamo un calcolo per dire che quasi al 100% la gente che doveva prendere i soldi li avrà. Quindi in effetti i soldi ci sono e tu li puoi richiedere. Semplicemente c'è questo sistema per la quale sei tu che devi diventare operativo a prenderteli e devi aspettare un mesino di più. Ora, per carità, va bene, non tutti hanno 100% nelle tasche i soldi, però stanno lì e te li prendi. È tanto grave? C'è da far polemica? Allora, questo è un pochino il racconto spiegato semplicemente della cosa. L'analisi, qual è su questa questione? Ve lo dico io. Il Movimento 5 Stelle non ha combinato una beneamata minchia. Beneamata, niente. Non sono riusciti a tenere manco le bustine del tè alla menta, alla mensa del Parlamento. Ok, nemmeno quello. Allora che devono fare? Devono far rumore, devono coprire, devono sviare l'attenzione cercando di far vedere che non sono solo loro gli incompetenti che non sono riusciti a realizzare nulla, ma che anche gli altri, che però hanno la responsabilità, fanno lo stesso. Invece guardate un po', i gufi stanno lì appollaiati a sperare che l'Italia vada male, che Renzi fallisca, no? Invece dovrebbero essere un sostegno, dovrebbero sperare che le cose vadano per bene. Renzi fa. Quindi Grillo, tu taci, stai zitto e muto, e questi giochini davanti spettacolo che potevi fare quando facevi il comichino sui tuoi spettacolini, che una volta sono pure venuto a vederti, ho sborsato 40 euro, minchia, a Rosetto degli Abruzzi. Ecco, quegli spettacolini li tieni per i tuoi cagnolini scemini, non cagnaci, cagnolini, quelli che vengono a Grillo, ma Renzi ha fatto qualcosa? No, Renzi, che ha fatto? Renzi non ha fatto niente, no, però poi tra un mese tutti quanti avranno i soldi dentro le tasche, cosa importantissima. Quindi, zitti, e voglio concludere dicendo una piccola cosa, spero che non sia di particolare rosicamento per questi grillini. Si vantano praticamente in tutta questa legislatura, le cose che hanno fatto sarebbero due fattualmente. Un guardrail per i motociclisti, vabbè, ok, bravi, cose importanti, parliamo di cose importanti, e che avrebbero approvato un emendamento che permette la compensazione di crediti e debiti per i creditori, appunto. Nel senso, io vanto un credito nello Stato, devo pagare anche le tasse, si fa che si compensa, cioè che io non devo darti i soldi delle mie tasse se ancora non ho ricevuto quello che tu mi devi pagare, una norma sacrosanta. Però, ragazzi, diciamo le cose come stanno, questa è una cosa del 2010, non fatta assolutamente dal Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle gli piace a mettere il cappellino anche su cose non loro. È vero che l'emendamento estende ancora di più i crediti e debiti possibili, ok, che possono entrare in questa compensazione, va bene, utile, però vi prego, se riducete la vostra attività parlamentare a ste due stronzate con tutti i numeri che avevate, capite bene che votarvi è veramente uno spreco, perché o vi si vota e vincete e potete fare quello che dite voi, oppure non siete capaci di realizzare alcunché. Anche un sell col 3,6% è riuscito a mediare e ottenere più cose rispetto a voi, rendetevi conto dell'incompetenza politica. Ciao e un bacio dal vostro miglior youtuber possibile dell'Imello. E iscrivetevi al canale. E mettete mi piace e condividete ai vostri amici grillini, diciamolo ogni tanto in un video, perché questo canale si mantiene grazie a voi che lo supportate. Il supporto si misura con questo. Aprite feed, non fate il cazzo di Yotobini sciaiani, eh? Ciao.